Allora, io ringrazio Loris per aver avuto fiducia e avermi invitato. Chi sono? Faccio un lavoro da educatore. Normalmente i miei interlocutori sono i miei studenti a scuola. Mi è capitato in questo contesto, all'inizio della mia attività di insegnante, di incontrare una persona che poi ho capito essere molto speciale per la mia storia. Molto probabilmente molti di voi hanno sentito parlare di Danilo Dolci. Io allora, eravamo nel 91, pochissimo e male, pur essendo siciliano. Danilo Dolci operava nella Sicilia occidentale dal 1952, quindi nell'Italia del dopoguerra. E una mattina a scuola una mia carissima collega mi ha invitato a non perdermi l'incontro con Danilo Dolci e mi dice, me l'aveva già detto qualche giorno prima, Francesco, assolutamente non devi mancare. E quindi mi incuriosisce, dico, ma perché? Lo capirai dopo. Quella mattina per fortuna avevo 2 ore di buco e Anna Viganò, questa mia collega, mi dice, guarda, siamo nel laboratorio, vieni assolutamente. E mi convince, io vado. Ma perché ormai ero curiosito. E cosa trovo? Trovo gli studenti con cui lavoravo di solito, messi in una situazione analoga a questa, e già questa era una novità, e Danilo aveva domandato a ciascuno, dimmi chi sei, dimmi qual è il tuo sogno, a studenti delle scuole superiori. C'era una concentrazione che io mai avevo visto a scuola, ma non perché fossero inibiti, cioè non perché fossero timorati da quello, da quest'uomo, assolutamente il contrario, erano interessati a scoprire una modalità completamente diversa. Allora, cosa accadeva? Cosa vedevo accadere? Vedevo accadere che intanto c'era in campo una domanda. E la domanda era assai personale. Dimmi qual è il sogno della tua vita, dimmi chi sei, chi pensi di diventare. Questa era la domanda. Era una domanda fondamentale, come quando chiediamo a una persona ma sei felice, non sei felice. E quando arriva il turno di Danilo, lui dice di se stesso, mi chiamo Danilo, non faccio lezioni, pongo interrogativi, faccio domande. Ecco, questo era il cambiamento enorme che io vedevo in atto quella mattina. Sembra una cosa da poco, in realtà cominciai a pensare, io ero fresco di studi, mi ero appena laureato in fisica, continuavo a frequentare il laboratorio. E sapevo benissimo che quando eravamo intorno a un problema di cui nessuno conosceva la risposta, quello che capitava in maniera naturale, senza nemmeno accorgersi, era che stavamo tutti uno davanti all'altro con diciamo una modalità interrogativa. Ci chiedevamo quale può essere la soluzione. E c'erano dei silenzi tra di noi. E qualcuno andava a prendere un libro, qualcuno improvvisamente si eccitava, qualcuno diceva ho trovato, e gli altri ascoltavano, e ogni volta la discussione portava ad approfondimenti, ma spesso portava semplicemente ad altri interrogativi. Era questa la cosa bella, no? Cioè nella ricerca scientifica il metodo dietrico è sempre in atto se un gruppo funziona, ma non solo nella ricerca scientifica. Se ciascuno di noi si trova ad avere un problema di cui che vuole affrontare e non ne conosce la soluzione, quando incontra un amico o un'amica per strada a cui si può fidare, istintivamente cosa fa? E ne parla. Quell'altro ascolta, ascolta, ascolta e non sa la soluzione.
ma semplicemente il fatto di parlarne, col passare del tempo, improvvisamente diventa creativo. Questo parlare diventa creativo. Cioè, una delle persone del gruppo si illumina. Cioè a dire, la comunicazione quando è autentica, e questa fu la cosa che capì quella mattina, e non è semplicemente sommativa, lei sa A, lui sa B, lei sa C e così via, e poi mettiamo tutto insieme e mettiamo, e ora sappiamo, diciamo, la somma del sapere di tutti. Il più delle volte la somma di ciò che sappiamo già, anche se lo mettiamo insieme, non è sufficiente. Allora, quando è che la comunicazione diventa creativa? Quali sono le condizioni per cui la comunicazione diventa il prodotto dell'interazione tra più persone? È questo che bisogna chiedersi. A scuola normalmente i bimbi sono una situazione non comunicativa. Danilo, che la mattina iniziò un laboratorio che lui chiamava maieutico. Che vuol dire maieutico? Per me era una parola strana al tempo, anche se avevo studiato filosofia, mi ha subito rimandato a Socrate, certo. Però non avevo capito. Non avevo capito che maieutica è l'arte della levatrice, che interpreta il parto, non lo forza, che accompagna il parto, che gli dà il verso giusto. È l'arte della levatrice, che non si sostituisce alla donna che deve partorire, che non lo forza, che non usa violenza, ma che lo sa interpretare. Quindi il parto di idee. E mi resi conto che, poi ho cominciato immediatamente a sperimentare con i miei studenti, che nei laboratori c'era esattamente quello che accade, una dinamica, diciamo, analoga a quella del parto. All'inizio si cominciava e c'erano una sorta di donne, si cominciava a lavorare e la comunicazione all'inizio cosa fa? Tira fuori nei presenti tutto ciò che già sanno, anche i luoghi comuni vengono fuori, tantissimi luoghi comuni, quello che già abbiamo in mente e quello che siamo soliti dire sempre, questo all'inizio viene fuori. Ed è importante che venga fuori, ma qui siamo nella fase delle donne. Arriva un momento successivo, arrivano momenti successivi, in cui la comunicazione si fa creativa, ma nel senso che comincia ad acquistare un ritmo. Il ritmo cosa significa? Significa che ci sono dei tempi in cui le persone naturalmente prendono dei silenzi di concentrazione, perché se ci pensate, quello che viene fuori in un contesto di gruppo è tantissimo, cioè ci sono tantissimi elementi di informazione che dobbiamo prendere, elaborare e che magari ci portano via, ci fanno fare delle derive, perché il nostro modo di pensare è molto per associazioni di idee, per analogie. È una singola cosa che sento dire me ne fa pensare tantissime altre e non le vorrei sprecare, ma mi perdo il filo della relazione con gli altri. Allora, come si risolve questo? Non solo, ma poi a volte credo di aver capito ciò che ha detto lei, ciò che ha detto lui, credo di averlo capito, ma non ho modo di verificarlo. Cioè, la comunicazione, o la tentata comunicazione, per dire, molto, troppo veloce. Quindi, il tempo per pensare non c'è, semplicemente non c'è. Allo stesso tempo siamo abituati a riempire il vuoto, diciamo, il silenzio, a riempirlo perché ci imbarazza. Allora, un gruppo, un vero gruppo, nasce nel corso del tempo e ci sono già gruppi consolidati di persone che non sanno di maieutica, che non sanno di nulla, ma già fanno così, istintivamente lo fanno. Pensate però che siamo cresciuti in una scuola dove tutto questo non è pratica comune, quindi in qualche modo ci
influisce negativamente sul nostro fare più naturale. Noi siamo fatti per la comunicazione, perché basta guardarci, no? Abbiamo occhi, orecchie, abbiamo sensi, siamo fatti per comunicare con il resto del mondo. Non comunicare ci fa stare male. Allora, Danilo Dolci in Sicilia, vi riporto in Sicilia, nella Sicilia degli anni 50. In realtà siamo nella Sicilia del dopoguerra e siamo nell'Italia del dopoguerra. Lui aveva incontrato quella Sicilia grazie al padre ferroviere, che quando aveva 16 anni era andato a trovarlo. Lui faceva il capostazione, il padre di Danilo Dolci, in Sicilia a Trappeto. Trappeto in provincia di Palermo. Conosce questa Sicilia e decide che prima o poi ci tornerà. Di formazione era un architetto e nella Sicilia di quegli anni, sapete che nel 47 c'era stata la strage di Portella della Ginestra. Quindi è una Sicilia complicata da cosa? Dalla presenza della mafia. La presenza della mafia è una presenza importantissima, ingombrante. Beh, il suo primo lavoro è stato quello di raccogliere testimonianze intorno a quello che era successo a Portella della Ginestra. Perché? Perché nella Sicilia di quegli anni era in atto in tutto il meridione un grandissimo movimento per le terre incolte che la legge restituiva ai contadini, cioè terre che erano dei feudatari dovevano tornare ed erano lasciate incolte per legge, dovevano essere date a chi la terra la coltiva. Questa era l'idea. E nel 47 si festeggia la vittoria elettorale di un fronte fatto di socialisti, comunisti, anarchici, che avevano preso più del 30% alle elezioni e quindi erano felici e festeggiavano il 1° maggio questa vittoria elettorale, ed era anche la festa del lavoro. E come sapete, la storia ce lo racconta, quello è stato il momento della prima strage di Stato italiana, in cui all'inizio per moltissimi anni la colpa è stata data a chi? A Salvatore Giuliano, come sapete, che avrebbe usato le sue mitragliatrici, il suo gruppo per sparare contro la folla e disperderla e disperdere questo grande movimento. In realtà poi si è capito, chi volesse farsi un'idea anche cinematografica, un film che vi consiglio è quello di Paolo Benvenuti, Strage di Stato, e inizia con una dedica a Danilo Dolci. Perché? Perché Danilo Dolci sul territorio raccoglie, anche quando è finito in carcere per le sue manifestazioni non violente, finisce in carcere, lì raccoglie documentazione intorno alla strage di Stato, che cambierà un po' il corso della storia italiana. E Danilo in Sicilia opera in una Sicilia che è estremamente povera. E cosa fa? Comincia a lavorare con contadini, pescatori, e lui dice: io proprio perché non sapevo, ma volevo contribuire a migliorare la situazione, domandavo qual è la situazione qui, e organizza dei gruppi, dei cerchi, lui li chiama gruppi di autoanalisi popolare in quegli anni. Nei gruppi di autoanalisi popolare in realtà le domande che circolavano sono fondamentalmente di due tipi. Le prime: chiedeva a tutti qual è la situazione qui, qual è lo stato delle cose qui, articolate in mille modi possibili. Quindi questi gruppi di autoanalisi popolare si sperimentava quella che poi si sarebbe diventata la struttura maieutica di gruppo. Struttura maieutica di gruppo, in cui, diciamo, l'interrogarsi è sempre reciproco. Non c'è uno che ne sa di più. Ci può essere uno che coordina, ma è il gruppo che pian piano impara a costruire la sua progettazione, il suo sogno, che diventa un sogno collettivo di gruppo. E in quell'occasione i contadini, per esempio, dicevano: se avessimo l'acqua potremmo interrompere l'emorragia verso l'esterno. Io personalmente sono nato in Australia, molto lontano da qui, perché mio padre è andato a cercare un
strada. L'altra parte del mondo, ma moltissimi dalla Sicilia in quegli anni partivano e andavano in Germania, andavano nelle fabbriche del nord. E loro dicevano: se avessimo l'acqua. Ma l'altro contadino diceva: ma l'acqua ce l'abbiamo, ve ne siete accorti che l'acqua si disperde in mare? O quella poca acqua che c'era, loro dicevano, era acqua di mafia, cioè gestita in modo mafioso, e quindi ai contadini arrivava poco. Quindi da una parte gli era stata tolta la terra, dall'altra gli era stata l'accesso all'acqua. E pensate che allora lavoravano una giornata di lavoro, anche di 10 ore, guadagnavano 250 lire e un chilo di pane costava 120 lire. E capite che la situazione non era sostenibile. E dicevano ai contadini: dovremmo trattenerla, dovremmo trovare il modo di trattenerla, l'acqua che si disperde in mare. Danilo era un architetto di formazione, non si è mai laureato. A un certo punto, quando era vicino, prossimo alla laurea, ha deciso che la sua vita non era diritti, era tutt'altro. E questo contadino si capiva che stava concependo un invaso, quello che poi diventerà il lago di Poma. Il lago di Poma è un invaso in cui l'acqua, che durante la stagione invernale si disperderebbe in mare perché forma correnti, ruscelli, eccetera, viene bloccata, e lì si è formato un grande lago, un grande invaso. Pensate che oggi questo invaso, nella parte più arida della Sicilia, dà acqua a 15 comuni e anche a Palermo. E quell'acqua hanno imparato a gestirla cooperativamente. Cioè, intorno a quell'acqua è nata anche la cultura delle cooperative, nella una Sicilia dove la mafia era mafia agraria. E negli anni successivi, per fortuna, lasciano il campo, perché tentano di infiltrarsi, tentano di prendere gli appalti, ma riescono a tenerli lontani. In quegli anni, negli anni successivi, sapete che la mafia si è spostata da agraria e è diventata di città. Ma ecco, il modo di operare in Danilo è questo. Quando la diga era stata costruita, e moltissime avevano lavorato alla diga, soprattutto le mamme dicevano: ci vorrebbe ora una scuola che i nostri figli potessero frequentare. Non è che mancassero le scuole di Stato, ma c'era una dispersione enorme e i bimbi in quelle scuole duravano poco. Cioè, fatta la seconda, la terza, qualcuno arrivava alla quinta elementare e lasciavano la scuola. Non c'era verso che quella scuola riuscisse a trattenere. Insomma, cominciano con l'idea di sperimentare una loro scuola, centro educativo di Mirko diventerà. Allora, vi inviterei a, se qui nella biblioteca locale c'è questo libro, il libro si chiama Chissà se i pesci piangono, ed è molto interessante perché lì si vedono dei gruppi di lavoro che Danilo organizza, e li organizza con le mamme, con gli anziani del paese, e chiede loro, comincia chiedendo, dicendo: come la sogniamo una scuola per i nostri figli? Non è lui che la progetta, non gli interessa progettare una scuola già ben pronta e confezionata. No, diciamo il cambiamento strutturale totale è: come la sogniamo una scuola per i nostri figli? E voi potete leggere nella trascrizione del laboratorio le mamme che si tirano indietro e dicono: ma non tocca a noi, tocca a loro, cioè tocca agli esperti, noi non abbiamo la cultura necessaria per farlo. Danilo li incoraggia, anche perché la cultura c'era, e come se c'era, e lui dice: c'è una grande cultura in queste zone, c'è la cultura della civiltà contadina, e poi ci sono stratificazioni culturali enormi, perché la Sicilia è una terra di confine, e lui questa cultura la fa emergere, che è l'altra cosa della maieutica, è dar voce a chi la voce non ce l'ha. Pensate che la prima radio libera, l'indomani del terremoto del 68, che è avvenuto nella valle del Belice, colpisce anche tutta questa esperienza, la prima radio libera sorge in Sicilia. Ma per capire la differenza fondamentale tra quella radio
delle radio che vengono fuori successivamente. La radio è durata poco tempo, è durata 36 ore, che del tutto, questa era chiusa, era proibito ancora. Bisognerebbe ascoltare quello che accadeva all'interno di questa radio. È una maniera di interpretare la democrazia in modo partecipato, ma diciamo da protagonisti, prima persona. Cioè, a dire, la democrazia che cos'è? Si fonda, come diceva Capitini, sul potere del singolo. Potere non è una brutta parola, il potere di è una bellissima parola. Se il potere ci viene sottratto, diceva Danilo in uno dei suoi laboratori, lui chiedeva di distinguere cos'è potere, cos'è dominio. Il potere che ci viene sottratto si accumula nelle mani di pochi e diventa una patologia del potere, diventa dominio. Diventa potere esercitato da pochi sugli altri. Ma la democrazia si fonda sull'esercizio del potere dei singoli. È facile? No, non è facile. È difficile. È molto difficile. È difficile, ma è necessario. Quella mattina Danilo chiedeva a quei ragazzi due domande. Cos'è trasmettere? Questa è la domanda, la prima domanda. E chiedeva a ciascuno di pensare. Cos'è trasmettere? E poi chiedeva cos'è comunicare. Perché normalmente c'è una sorta di confusione mentale per cui vengono utilizzate come sinonimi queste parole, ma in realtà sono ben diverse. Se diciamo che un comandante, siamo in una caserma militare e io sono un sottoposto, quindi c'è una situazione gerarchica, se diciamo che il mio comandante, il mio superiore mi comunica gli ordini, stiamo usando una parola in una maniera totalmente sbagliata. Il mio comandante mi trasmette gli ordini. Ma perché comunicare ha una radice latina ed è il munus. Il munus è il dono. Il cum è insieme. E quindi in realtà c'è una reciprocità che si realizza nella comunicazione e che assolutamente viene a mancare in una situazione completamente trasmissiva. Se io sto all'interno di una classe di studenti, di bimbi, piccoli, grandi, universitari, e sono sempre solo io che parlo e poi alla fine dico: avete 5 minuti, volete fare le vostre domande? Ecco, questa è una condizione comunicativa o trasmissiva? È evidente che è trasmissiva. Se sono all'interno di una coppia in cui c'è un uomo e una donna che dicono di amarsi, ma che uno decide sempre solo per l'altro, questa coppia può anche durare per tutta la vita, ma sono felici? È difficile stabilire quanto siano felici. Uno dei due deve aver imparato a non far emergere se stesso, a mettere in secondo piano se stesso. Ma c'è un grande spreco, ed è lo spreco della... di che cosa? È lo spreco della creatività del gruppo, che ha una potenzialità enorme. Come funziona la maieutica? Dicevo per interrogativi. Io ora vedo qui questo bimbo molto piccolo, e mi viene in mente mio figlio, aveva 3 anni, e una mattina, io racconto sempre questo episodio perché è emblematico di come funziona la maieutica. Allora, lui aveva 3 anni, giocava per conto suo, era da solo, e contava degli oggetti. Aveva fatto un mucchietto di 3 di qua, aveva fatto un mucchietto di 5 di qua, e poi li contava tutti insieme. A un certo punto diceva: 3 più 5 fa 8. E lo dico, e io che lo ascoltavo, facevo le mie cose, mi rivolgo a lui che era lì che giocava, gli dico: Tancredi, si chiama Tancredi, ma quanto fa 3 più 5 fa 8? Ma mi dici quanto fa 5 meno 8?
volevo metterlo in difficoltà, volevo fargli pensare a qualcosa d'altro, volevo sperimentare la maieutica, a dirla tutta, ma lui non si accorge assolutamente di me, completamente, e continua a giocare come se niente fosse. Io ho pensato, ma è talmente assorto, no? Sono un uomo violento, lo lascio stare. Passano 3 mesi, era passata l'estate, e lui era lì di nuovo che giocava, e a un certo punto si alza, come colto da qualcosa, e mi dice: Babbo, ma non si può mica fare 5 meno 8, perché ne mancano 3. Aveva concepito, durante tutto il periodo estivo, aveva concepito i numeri relativi. E io lì ho capito meglio che cos'è, ma la risposta non la trovi su di me. Non è detto che la trovi su di me. Però è un po', e qui c'è come lo stato di gravidanza, no? La gravidanza dura, e dura 9 mesi. E io lì capii bene che cos'era, meglio che cos'era la magnetica, no? Perché? Perché se io lavoro la mattina in un gruppo di ragazzi e lavoriamo domandandoci, pensate che la domanda che faccio più di frequente, lo sapete qual è? Una volta individuato un argomento, se me lo portano loro, l'altro ieri abbiamo parlato della moda, lavoro in un liceo artistico e ci siamo chiesti cos'è la moda. Allora, la domanda più frequente che io faccio per iniziare il laboratorio è diventata: quali sono le domande che possiamo porci per esplorare a 360 gradi il più possibile questo argomento? E cominciamo a concepire interrogativi. E oppure gli dico: ma cosa vi viene in mente per associazione d'idea quando pensate alla parola moda? Ecco, ma le domande che arrivano fuori, noi cominciamo un itinerario di ricerca della risposta. Pensate anche a questa parola, risposta, quanto ha a che fare con responsabilità. Come si diventa responsabili? Chi è che ci fa diventare responsabili? Che non ci fa abbandonare il campo in maniera prematura? Il fatto che siamo coinvolti. E come siamo coinvolti? Con la parola e poi con le azioni. Quando cominciamo a fare, quando cominciamo a dire, ci impegniamo. Ma la cosa che più temono i nostri studenti a scuola, per esempio, pensate a voi stessi in un'assemblea, era facile prendere la parola quando si è in tanti. Se non siamo abituati da subito, quotidianamente, prendere la parola diventa difficile. Riusciamo a farlo da adulti qualche volta, ma più spesso la più grande maggioranza degli studenti, la grande maggioranza pensa: no, ma forse ho paura che mi deridono, forse quello che ho da dire non è così importante, forse è bene che io mi faccia da parte. Insomma, c'è uno spreco enorme, ma non è solo uno spreco, non è un bilancio per cui dice: vabbè, abbiamo partecipato in pochi, in tanti, e gli altri non hanno partecipato. Non è solo una questione morale, non è questo. È che veramente quando siamo davanti a qualcosa, e la nostra società lo vediamo ogni giorno, sempre più in crisi, la crisi è un'opportunità da cui possiamo uscire, non perché c'è un illuminato, no, ci vuole qualcuno che comincia, ma poi ci vuole l'apporto, il contributo di tutti, altrimenti il gruppo si disgrega piuttosto che costruirsi. Allora bisogna domandarsi quali sono le condizioni per cui il gruppo continui a rafforzarsi, a diventare. Danilo Dolci, che era un poeta, prima di tutto era un poeta, lui diceva: diventare una creatura di creature. E questo creatura di creature, che un biologo direbbe un metaorganismo, un organismo di organismi, è quello a cui bisogna pensare. Perché? Perché una creatura di creature può evolvere nel corso degli anni. Pensate al fatto che gli alberi 150 milioni di anni fa non avevano i fiori, non ce li avevano, e gli insetti mangiavano semplicemente le foglie, no? Il rapporto reciproco era predatorio. E Danilo dice: insieme
ai fiori, gli insetti si sono evoluti e pensate, lui diceva che cos'è? Quello che era un bruco con un apparato masticatorio diventa una farfalla che ha una spirotromba, che come sapete succhia il nettare in un rapporto collaborativo. Ci hanno insegnato che l'economia, per essere tale, deve essere un'economia fondata contro l'altro. Ma non è vero, assolutamente non è vero. Ce lo dice tutto quello che abbiamo imparato intorno alla natura delle cose, intorno alla natura organica delle cose, intorno alla natura sociale dei nostri rapporti, che il mondo funziona soltanto e si evolve soltanto all'interno della collaborazione. Pensate che cos'è il nostro sistema nervoso, è fatto di miliardi di neuroni. Cosa fanno? Si accendono e si spengono, si accendono e si spengono, da soli. Cioè questa è l'unica cosa che fanno. E come fa un sistema così a dare vita a sentimenti, pensieri, se non in modo, nel modo che i fisici, i biologi, i neurologi li chiamano, secondo gli effetti cooperativi, emergono comportamenti complessi. Ma singolarmente, se io volessi capire che cos'è la nostra mente, il nostro sistema nervoso, andando ad analizzare solo il comportamento dell'unità fondamentale, cioè di un neurone, cosa vedrei? Vedrei semplicemente una cosa che si accende e si spegne. Basta. E tutto questo non spiega. Allora, oggi proveremo a fare un laboratorio. Vi dico subito però una cosa, che i laboratori presuppongono un numero più piccolo di persone. Noi siamo tanti in questa lunga laboratorio, presuppongono dei tempi, delle pause. Danilo quando veniva nella mia scuola, lui stava lì 3 giorni, incontrava gli studenti. Alla fine di questo percorso erano loro stessi a dire ciò che avevano scoperto il terzo giorno del pomeriggio. Noi oggi faremo un laboratorio, nel senso che non faremo come io oggi ho semplicemente presentato, ho già fatto troppo per Danilo, io mi prenderebbe già male, nel senso che siamo messi d'accordo con Loris, ma lui rarissimamente, io ardevo dal desiderio di sentire dire lui tu cosa pensi, ma tu cosa pensi, perché lo chiedi solo a me, perché non capivo, ma tu cosa pensi, ma tu cosa pensi. Lui invece era uno che mi vedeva e mi diceva: Francesco, lo sai, mi sto occupando di questo, mi sto occupando di San Francesco, mi sto occupando di Gramsci, ma tu cosa sai di Gramsci, ma tu cosa sai di San Francesco, ma tu cosa sai, mi sto occupando del concetto di esperienza. Che cos'è per te l'esperienza? Per me lui era un maestro ben strano, perché voleva sapere da me. Poi certo, a un certo punto io ho scoperto che c'erano tanti dei suoi libri e ho cominciato a divorarli, ma anche nei suoi libri continua a chiedere. Per esempio a un certo punto dice, dice, sai Francesco, ho cominciato a fare la maieutica con i morti. Come con i morti? Dice, io chiedo a chi non c'è più, che aveva tanto da dire, che tanto ha detto, e c'è un libro suo bellissimo, La struttura maieutica e l'evolverci, in cui capisco che significa questo. Allora, oggi sperimenteremo qualcosa che vorrebbe assomigliare a un laboratorio, ma essendo tanti non avremo la possibilità di fare un vero e proprio laboratorio nei tempi che abbiamo. Quello che vi auguro è di cominciare un percorso, di semplicemente di suscitare la vostra curiosità, e di capire che se non riusciamo a sperimentare, a mettere in atto una vera comunicazione all'interno, perdiamo, lo stesso riusciamo a fare moltissime cose, ma perdiamo in potenzialità. Vi dico solo questo, quando io vado per esempio nelle scuole con i bambini piccoli, l'ho fatto di recente, mi sono portato degli oggetti per meravigliarli, perché insegno anche le materie scientifiche, allora a volte li chiamano nelle scuole elementari, ci vado, e io mi porto degli oggetti
che meravigliano. Cioè a dire, faccio davanti a loro, faccio avvenire delle magie naturali, cioè magie scientifiche, palloncini che si gonfiano, oggetti che volano e così via. Ma tu puoi stare al cospetto di bambini piccoli e chiedere loro come funziona secondo te la televisione e come funziona un cellulare, e i bambini hanno sempre un racconto da fare. È bellissimo perché hanno un racconto da fare, ci hanno già pensato e immediatamente cominciano a dirti loro cosa pensano, no? E ti fanno un racconto che è meraviglioso e tu dici, però non è esattamente come pensa lui, come posso intervenire? Devo sostituire il suo racconto con il mio, che è un insegnante? Non è necessario. Io quello che faccio è di mettere in crisi il loro racconto. Se lo metto in crisi, loro ci pensano immediatamente e rielaborano, e non solo, ma imparano ad ascoltare quello che dice l'amico. Questo è fondamentale. E quindi il loro rapporto, il loro, diciamo, modello di rappresentazione di quella realtà, che può essere il televisore, il cellulare o quello che hanno visto accadere davanti ai loro occhi, cambia, cominciano a vederlo con altri occhi, cominciano ad ascoltarsi e cominciano a complessificare la descrizione di ciò che hanno davanti. Si può parlare di tutto così con i bambini e sono estremamente attivi. Non è tanto rispondere ai perché dei bambini, ma è porre loro delle domande, saperli ascoltare, saperli mettere in crisi, e questo li aiuta a crescere. Davanti alla parola crescere c'è la parola creatività, cioè è la stessa radice. Non si può crescere se non si è creativi, questo è importante. La maieutica però non è facile, la maieutica è difficile, allo stesso tempo è necessario, ma si può imparare. E un gruppo come questo è diciamo l'ambiente più naturale perché qui possa trovare l'humus per crescere rigorosamente. Volevo chiedere qualcosa? No. Allora, se voi dite... Ora ci fermiamo e dopo pranzo proviamo a mettere in atto. Benissimo. Proviamo ad ascoltarci. Grazie. Scusate, ci vuole ancora un po' che bolle l'acqua. Quindi non so se vogliamo. Quanto tempo abbiamo? È un quarto d'ora. Allora, in questo quarto d'ora. Fate delle domande sulla base di ciò che io ho detto, insomma, se vi ha suscitato delle curiosità, perplessità, domande, qualsiasi cosa. Quanto ora lo passiamo così. Oppure possiamo fare oppure libero, non so, come vuoi. La parecchiatura? Possiamo anche preparare la parecchiatura. Sì. Visto che si è segnata. Sì, gli apparecchiati. Sì, chissà. Facciamo così, allora andiamo. Non so, magari... 5-10 minuti di domande e poi ci si scioglie, tanto ci vuole un minimo quarto d'ora. Ok, allora ditemi se è venuto in mente qualcosa. A me ha fatto pensare la Philosophy for Children, Philosophy for Children, no? Che deriva molto dai laboratori di partecipazione che faceva John Deview. E poi il paradigma poi della ricerca scientifica, quello del costruzionismo sociale, in cui la conoscenza è costruita socialmente e co-costruita, ma non c'è più il paradigma positivista in cui io vado ad accumulare conoscenza, no? Come se esistesse davvero una realtà oggettiva da conoscere. Quindi non è una scoperta ma una costruzione. Questa è un po' la domanda pure che ti faccio. Sì, e pensate, prima vi ho accennato a come è nato il centro educativo di Milano. Dopo tutti questi laboratori in cui Danilo riuniva le mamme, ma anche i bambini, ma anche gli anziani, solo alla fine Danilo Dolci chiama i cosiddetti esperti e li mette al cospetto con ciò che avevano prodotto i laboratori di autoanalisi popolare. Cioè lui aveva chiesto come la sogniamo la scuola per i nostri figli.
solo dopo dovevano arrivare gli architetti, ma pensate, architetti della statura di Bruno Zevi hanno collaborato, cioè, con e a quel punto l'architetto doveva essere bravo anche lui ad ascoltare e a concretare ciò che era il sogno collettivo di molti. Non arriva prima l'esperto, questo è un capovolgimento anche questo, deve essere in grado di ascoltare e di mettere tutta la sua competenza tecnica al servizio del sogno collettivo. Solo successivamente, perché se arriva prima c'è un ribaltamento a cui siamo già tristemente abituati. E pensate, quella scuola, il centro educativo di Mirto, per dirvi un po' la differenza, pensate che ogni aula dà verso l'esterno sul territorio, c'ha due porte d'uscita verso l'esterno, perché i bambini dovevano, avevano deciso che non potevano stare fermi e zitti in un'aula per 6-7 ore come facciamo oggi al tempo pieno, no? Pensate che ogni che i banchi all'università oggi spesso i banchi sono piantati in terra, compresi i sedili, non ci si può mettere nemmeno in cerchio. Beh, lì erano modulari, avevano deciso che si potevano fare gruppi più o meno grandi, si incastravano a fare dei moduli. Cioè nasceva allora, queste idee nascevano allora, poi tanti hanno ripreso, giustamente, per fortuna, hanno chiamato Danilo Dolce a collaborare con il Movimento di Cooperazione Educativa, ma era, diciamo, era nell'aria che non solo Danilo Dolce, no, quello che tu dici è vero e precede in qualche modo. Ma perché laggiù in Sicilia? Perché laggiù in Sicilia, in quegli anni, ecco, questo è importante che vi dica, siamo nel dopoguerra, come sapete nasce la guerra, c'è la guerra fredda, si conclude con le espressioni a Hiroshima e Nagasaki, ma nasce la guerra fredda tra questi due grandi superpotenze. Quindi da una parte c'è il collettivismo sovietico, dall'altra il mondo occidentale con la sua economia liberista. In Italia, per fortuna, la nostra bellissima, meravigliosa Costituzione ci indica una via diversa, ma nella Sicilia di quegli anni, dico, la Costituzione ci indica una via diversa rispetto a questi due grandi poli, ma nella Sicilia di quegli anni si forma un progetto pilota in cui si vuole sperimentare dal vero la diciamo una terza via, la via della non violenza, della democrazia dal basso. Infatti Capitini guarda l'esperimento siciliano e non solo Capitini, ma tutta l'intellettualità non allineata guarda questo esperimento, come dire, lì ci stanno provando a fare le cose sul serio davvero. Molti di voi non conoscono questo esperimento in maniera approfondita. Perché? E questo è interessante per dire. Perché non apparteneva a nessuno di questi due ambiti. Era fuori da questi ambiti. E il timore era che potesse propagarsi. Perché laggiù si sperimentava, loro la chiamavano la pianificazione organica dal basso. A collaborare con Danilo erano tantissimi, tantissimi intellettuali, tantissima gente comune. E volevano sperimentare, diciamo, una partecipazione alla gara. Io come si fa a dimenticare la società, la comunità piccola, come il paese in cui vivo? Come si fa a dimenticare? Sì, a dimenticare. Sì, sì, la volontà di partecipare, di informarsi, di essere assieme. Una società, quella quale quale il paese in cui vivo, che praticamente è addormentata, non fa più niente, non partecipa, perché qualsiasi iniziativa viene così deserta, insomma. Ecco, questa è una domanda. Sì, è molto difficile, ma a volte si riesce a costruire un primo nucleo. E poi ci si accorge che è difficile tenerlo insieme, cioè che nasce qualcosa
che nel corso del tempo invece per i meccanismi interni di cui bisogna avere chiara consapevolezza, le persone se non sono pienamente coinvolte tendono ad allontanarsi nuovamente. Quindi è difficile per due motivi. Per costruire questo primo nucleo iniziale è difficilissimo, data la situazione. Poi è difficile anche nel caso in cui ci si riesca, perché si possano fare degli sbagli a delle dinamiche anche di sangue del gruppo che tendono a disgregare il gruppo piuttosto che a renderlo coeso. Quindi una delle cose che ci siamo proposte con Loris è anche di indagare quali sono le condizioni per cui un gruppo che si forma possa crescere nel corso del tempo, piuttosto che subire in qualche modo una disgregazione. Disgregare è il contrario di aggregare. Non basta aggregare. Sapete cos'è aggregare etimologicamente? Ha a che fare con il greco, no? E noi pensiamo, diciamo, la metafora religiosa è quella del pastore che ha lo scettro, non a caso, e che ha il suo gregge. Ma qual è il complimento che si fa a una persona che non fa parte del gregge? Si dice egregio signor Tabletani. Egregio significa ex gregis, cioè al di fuori del gregge. Ognuno di noi deve essere al di fuori del gregge ed essere parte allo stesso tempo, no? Cioè ognuno di noi deve avere una cittadinanza completa, nel senso che il tempo necessario per questo ci deve essere per tutti. Bisogna ascoltarsi a lungo. Sapete cosa faceva Gandhi, no? Era addirittura contrario all'idea che si votasse a maggioranza, perché a un certo punto uno diceva: come facciamo? Dobbiamo raggiungere una decisione. Lui diceva: dobbiamo continuare finché tutti siamo convinti che quella è la strada che abbiamo di fronte. Perché nell'ascolto anche delle minoranze, lì si nasconde qualcosa di importante che non va trascurato. Per questo è difficile, ma quando si impara a dare tempo a ciò che si evitano le scorciatoie e ciascuno si sente corresponsabile perché ha dato il suo contributo, allora si cominciano a creare condizioni per cui il gruppo comincia a diventare stabile. Ci vuole molto tempo, perché tutto ciò che è fuori invece, diciamo, ci fa divergere, ci fa allontanare, ma allo stesso tempo si scopre che abbiamo molti motivi per stare insieme, moltissimi, ma bisogna averne consapevolezza, soprattutto se poi si costruisce qualcosa. Ma anche questo è necessario ma non sufficiente. Costruire quante imprese, quante aziende, quanti progetti che all'inizio funzionano, poi falliscono nel corso del tempo per incapacità all'interno di trovare accordo. Accordo è una parola che viene dal mondo musicale. Suonare insieme vuol dire accordarsi. Accordarsi a partire anche dall'improvvisazione musicale in questo caso. Ma voi lo sapete come si diverte? Avete mai chiesto? Lo vedete, chi improvvisa e poi trova un accordo nel mentre sta improvvisando, suonando. Se voi li guardate, sono felici, perché in quel momento lì sono creativi. E il tempo, quando si è creativi, scorre in maniera completamente diversa. Il tempo non ci pesa, il tempo viene sospeso. Non è una fatica andare alle riunioni, è bellissimo, diventa bellissimo. Se invece c'è qualcosa che ci sentisce, se pensiamo all'idea che ci stiamo sacrificando, no? Che io lo faccio perché sono buono, sono bravo, io sono meglio degli altri, lì stiamo sbagliando. Quello che si deve provare per capire che le cose funzionano è gioia. La gioia, se non c'è la gioia di fare le cose, e invece si pensa che io vado perché io sì che mi sacrifico, io sono un eroe, io voglio
voglio salvare il mondo, no, io vado se provo gioia, se provo gioia a essere creativo, ma lì dentro devo avere questa opportunità, se me la si nega io non ci vado più. E non solo esprimere te stesso, ma esprimere te stesso cominciando a tenere presenti gli altri. E quindi noi possiamo anche copiare dagli altri, ed è bellissimo copiare. Io credo che sia importante copiare dagli altri, copiare da altri gruppi, copiare tutto ciò che ci sembra bene. Ma naturalmente poi accade sempre, quando si copia, se la situazione è critica, che noi aggiungiamo qualcosa di nuovo a ciò che altri hanno fatto. Ma questa è fare appello alle tradizioni, a ciò che sapevamo già, a ciò che avevamo già imparato e che abbiamo disperso. Quindi ciascuno deve potersi esprimere, deve poter dare il suo contributo, tenendo presente diciamo lo scopo del gruppo, tenendo presente, cioè non accordandosi anche qui, entrando in sintonia, ma cioè non facendosi volere contro il gruppo. Allo stesso tempo non ci si deve annullare nel gruppo, cioè che questo è importantissimo. Se io faccio coppia e non dico io non esisto più, esiste la coppia, poi la coppia muore e allora sono morto anch'io, no, cioè io devo conservare la mia individualità facendo parte di qualcosa di più ampio, questa creatura di creature, no? Allo stesso tempo sono io e il gruppo mi aiuta a essere più io, ma allo stesso tempo faccio parte di qualcosa. Cioè quando ci sono relazioni di circostanza, cioè come relazione, quando tu cioè sei in una relazione di circostanza, hai comportamenti di circostanza con un altro, di cordialità così eccetera, una relazione meravigliosa perché tu hai una relazione, cioè nel senso come annoiano le relazioni di circostanza, cioè parte in cui non ti esprimi, in cui non ascolti. Ma la parola che hai usato è esatta. Lessi in uno dei libri di Danilo, lui cercava l'etimologia delle parole. Ecco, vedi? Annoiare, c'è un'etimologia possibile che per cui si annoia chi non è creativo, chi non riesce a essere creativo. Ma è proprio nell'etimologia della parola. Questo è importante. Se i bimbi a scuola si annoiano, non riescono a essere creativi, diventano un problema. Cioè li devi disciplinare. Disciplinare significa che devi cominciare a usare in qualche modo, cioè devi irrigidirti. Ma non lasci, non sai perché, perché non sei in grado di, non sai qual è la natura di un bimbo, non sai bene qual è la natura di più bimbi messi insieme, che c'è un'esperta, e ti spaventa, ti devi irrigidire, devi mettere dei recinti, dei confini, perché saper far sì che loro si possano esprimere come singoli, come gruppo, comporta non un semplice spontaneità. La spontaneità da sola non è sufficiente, è importante, ma non è sufficiente. Ci vuole di più. C'era una domanda? Potresti approfondire il concetto apparentemente di contraddittorio che hai espresso prima, che da far parte di gruppo bisogna in qualche modo essere fuori dal gregge per poi però essere parte, diciamo. No, essere, perché essere gregge cosa significa? Che io seguo nel gregge seguo il mio primo vicino, e il primo vicino chi segue il capo branco. Il capo branco,
c'è una struttura in qualche modo leaderistica, okay, no? In cui c'è, diciamo, tutti non rinunciano a loro stessi e semplicemente eleggono a propria guida uno o poche persone. Scusate, quando è finito un argomento possiamo sciogliere e cominciare a preparare gli spazi. Ecco, allora, se si fa questo, che in certe situazioni può funzionare, e a volte, direi di più, a volte è utile, no? In generale è uno spreco, ma è uno spreco enorme di possibilità. Nel piccolo e nel grande. Se questa fosse un'officina e lì c'è, non so, un motorino che non funziona e ci sono due che lo guardano e uno non ascolta assolutamente l'altro, e magari gli dice, gli ordina di smontarlo completamente senza sapere bene qual è, o avendo la pretesa di sapere qual è il guaio che ha quel motorino che non è guasto, beh, questo è uno spreco, perché ma al posto del motorino ci può essere un paziente e intorno al paziente ci possono essere dei medici che stanno discutendo a partire dai sintomi qual è la possibile diagnosi, qual è la possibile terapia, ascoltandosi a vicenda, in cui uno semplicemente non è, cioè non ci dobbiamo abbassare ad essere esecutori. La scuola ci ha abituato, nelle sue peggiori esemplificazioni, a diventare degli esecutori modello di istruzioni ricevute, in qualche modo come se ti suggerissero, se fai così, come ci aspettiamo che tu faccia, beh, tutto andrà bene. Questo può funzionare quando le cose vanno già bene, ma non funziona in generale. Quel paziente può morire, consultandosi a vicenda. I medici non sanno bene, ma consultandosi a vicenda possono capire meglio qual è la soluzione per vivificare, per ridare vita al paziente che è in uno stato patologico. Questo è chiaramente una metafora più grande. Ora, io ho risposto alle vostre domande, ma il laboratorio non funziona così. Oops.